via. Vediamo. Adesso dovremmo essere in diretta. Vediamo se funziona tutto. Diteci se ci vedete e ci sentite. Intanto controllo qua che sia caricato tutto. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Ok, qui la live è partita. Perfetto, iniziano a connettersi. Ciao a tutte e benvenute, fateci sapere se ci vedete e ci sentite correttamente, così iniziamo con la diretta e vi presento la qui presente Elisa, la nostra commercialista. Ciao, sento e vedo, ciao, si sente e si vede bene, ok, perfetto. Allora, vediamo di iniziare, ecco qua. Ok, ci siamo, allora. Ciao a tutte e benvenute in questa nuova live specialissima perché abbiamo un ospite davvero che so che tanti di voi vogliono fare un sacco di domande, la nostra commercialista Elisa Antolini, che adesso vi saluta, parla Ciao a pure. tutte, buona giornata, grazie. Ditemi anche se vedete e sentite correttamente lei, così siamo sicuri che è tutto a posto. Oggi dicevo live speciale con la commercialista e risponderà a tutte le vostre domande. Tutte, non lo so perché ne sono arrivate davvero tantissime, cioè Davvero. più di 50. A un certo punto ho dovuto chiudere perché altrimenti ne venivano su tantissime. Quindi lei farà il possibile per rispondere alla maggioranza di voi, cercando ovviamente di andare un po' in ordine, raggruppare magari qualche domanda se serve, eccetera. Tanto poi alcune cose sono abbastanza simili o comunque rientrano nello stesso argomento. Quindi andremo per argomenti, quindi partiremo, parleremo magari, sai, magari della partita IVA e poi passeremo al regime forfettario e così via. Quindi cerchiamo un po' di raggrupparle. Se vi vengono in mente le domande qui al volo, fatele pure nei commenti, che appunto se riusciamo ad avere qualche buchino libero, inserisco anche le vostre domande in diretta insieme a quelle a cui già Elisa risponderà, che ci siamo appuntate. Ok, presentazione finita, adesso lascio la parola a Elisa che vi si presenterà a voi e poi inizierà ovviamente a rispondere alle domande. Prego, Elisa, a te la parola. Eccoci, allora grazie a tutte per aver partecipato così numerose alla raccolta dei quesiti, spero di riuscire a dare un accenno di risposta a tutte. Io sono commercialista, seguo soprattutto piccole attività e liberi professionisti perché reputo essere la mia una piccola attività e quindi ho piacere di confrontarmi con persone che più o meno hanno fatto il mio stesso percorso. E con Elena? E abbiamo concordato, diciamo, di provare a dare un senso logico, insomma, alle tante domande arrivate, quindi proviamo a seguire un filone, di risposte, un po' raggruppandole per argomento. Poi, se ci sarà qualche, aggiunta, molto volentieri. Vogliamo iniziare dalla prima? Ok, allora iniziamo dalla, diciamo, la categoria partita IVA occasionale, che qui c'erano anche qui un bel po' di domande. Allora, la prima domanda era quella di Alessia che chiedeva occasionalità, è possibile quantificare in modo certo questo termine? Sì, allora questa è direi la domanda delle domande, è un po' la domanda alla quale tra l'altro purtroppo non c'è una risposta così certa. Perché? Perché il nostro riferimento è, almeno io parto da qui di solito, dal codice civile, cioè l'articolo 2082 dice che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata. E visto che professionalità e organizzata sono due termini molto aleatori, è difficile poi ricondurre la marea di casi reali a questo semplice, no, definizione. E da qui c'è la grande confusione. Allora, l'occasionalità è definita abbastanza bene quando si parla di lavoro autonomo, ma nel mondo dell'artigianato, del commercio, cioè, quando è che supero quella soglia dell'attività professionale, dell'attività organizzata? E quindi purtroppo una risposta certa non c'è, dobbiamo usare tutta una serie di elementi, unire i puntini per provare a dare una risposta a ogni caso specifico. E quindi ecco perché magari commercialisti diversi danno risposte diverse, perché si basano sulle loro sensazioni e sulla loro esperienza. Certo. Ok, quindi dovete capire il vostro caso specifico in Dobbiamo sostanza. analizzare il caso specifico, il contesto e anche un po' il periodo. Io dico sempre che l'attività è vista come un percorso, cioè è chiaro che inizialmente c'è una fase embrionale in cui dobbiamo capire se i nostri prodotti piacciono, come li dobbiamo aggiustare. Se un artigiano e commerciante non può chiaramente subito fare l'investimento dei contributi fissi dell'INPS, però per quanto può durare questa fase embrionale, dobbiamo anche darci un termine. Quindi
ci sono dei negozi su Etsy, li abbiamo visti tutti, che è 10 anni magari che lavorano senza la partita IVA. Quello, secondo me, anche se i controlli forse di fatto sono stati poco e hanno permesso il proliferare di queste situazioni, ma non sono situazioni fatte bene, a tutela di nessuno, ecco. Certo. Ok, allora possiamo passare alla seconda domanda, che è quella di Claudia, che dice: per aprire un sito e-commerce è necessaria la partita IVA? E se sì, in caso non si raggiungano i 3.000 euro o 5.000, scusate, ma ho un vuoto di memoria, 5.000 euro annui, c'è modo di avviare tale attività senza partita IVA? Allora, il mio parere, che è un parere sempre prudente, è che nel momento in cui io attivo un e-commerce, tra l'altro distinguiamo un attimo tra e-commerce e marketplace. Etsy, per esempio, è un marketplace, cioè una piattaforma che raduna una serie di venditori, ma la domanda per come è posta parla di e-commerce. L'e-commerce è quello di un artigiano che vende le proprie creazioni su un sito. Ora, quindi io sarei visibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Secondo me è un po' difficile poi sostenere che io lavori occasionalmente, perché magari sto vendendo poco, ma vorrei vendere tantissimo. Quindi mi propongo sempre al pubblico. Quindi, secondo me, per l'e-commerce sì, è necessaria la partita IVA. E per la soglia, sempre nell'e-commerce, secondo me non si potrebbe lavorare senza partita IVA, ma a quel punto, se realizzi dei beni, li puoi vendere come opere del tuo ingegno o come hobbista. Quindi a quel punto puoi provare a rientrare in un'altra categoria se non raggiungi quella soglia. Però già la soglia dei 5.000 euro è un po' una leggenda, cioè c'è una soglia di reddito sotto la quale non va fatta la dichiarazione dei redditi, ma non è quella lì la soglia di apertura della partita IVA, perché se io vendo anche solo 3.000 euro, ma di tanti piccoli prodotti, l'occasionalità la sfondo ben prima dei 3.000 euro. Quindi, ripeto, ogni situazione va proprio vista per la sua peculiarità. Certo. Ok, allora possiamo passare alla domanda di Elma Jewels, che dice: appena aperto lo shop su Etsy, si può attendere un riscontro prima di aprire la partita IVA? Ecco, allora qui, nonostante io ripeta, di controlli se ne siano visti passare da quella piattaforma veramente pochi, in teoria no, non si potrebbe. Poi anche qui, se lo fai per un mese e intanto stai facendo un colloquio col commercialista per capire come inquadrare al meglio la tua attività, va bene, alla partita IVA ci arriveremo, non tenerla come una situazione di lungo periodo, ecco. Tieni conto che c'è sempre un rischio in queste situazioni un po' poco definite. E il Ok. rischio, scusa, se il rischio, attenzione, con chi rischio? Secondo me rischio sempre con l'INPS, perché l'INPS dei vari uffici che possono fare i controlli è sempre il più terribile, perché l'INPS, se ci accerta artigiani o commercianti, ci scrive di ufficio alla relativa gestione e si pagano tutti quei contributi che sappiamo. L'Agenzia delle Entrate, che ci può aprire la partita IVA d'ufficio, ma è il meno, perché noi magari questi redditi li dichiariamo comunque nella dichiarazione come altri redditi, cambia poco. È proprio sempre l'aspetto previdenziale, quello più rischioso, ecco. Ok, allora passiamo alla domanda di Alessandra, che dice: come funziona la prestazione occasionale? Chi deve fare la ricevuta e cosa scriverci? Allora, io non so se questa domanda nasca per una prestazione occasionale nel mondo artigianato e commercio, come molte delle altre domande, perché la prestazione occasionale, quella con la ritenuta del 20%, per capirsi, è tipica del lavoro autonomo, quindi di un lavoro di prestazioni di servizi, tipo il mio, adesso il mio poi ha delle altre regole. Attenzione, perché cosa succede spesso? Succede spesso nelle fiere che va l'artigiano, si porta un amico che lo aiuta a vendere e ci si fa quella ricevuta di lavoro occasionale. Quella non va bene. All'interno delle fiere bisogna attivare i voucher. Quindi ecco, rispondo, ma attenzione, vediamo la domanda se l'intento della domanda era corretto. Per esempio, so che alla fiera Abilmente, quella di Vicenza, andò l'ispettorato del lavoro e contestò tutti quei collaboratori degli stand che, poveretti, cosa avranno mai preso per 3 giorni di fiera? Cioè, vabbè, una cosa assurda, però contestò proprio che molti si regolavano con quella ricevuta e non era stato attivato il voucher. Loro avevano controllato i voucher attivi, pochissimi, e i presenti, tantissimi. E quindi controlli in quel senso ci sono.
Ok, allora domanda di Giulietta che dice: si può avere un negozio Etsy e tenerlo aperto solo per alcuni periodi dell'anno senza avere partita IVA? Allora, la domanda parrebbe, no? Dici io lavoro pochi giorni all'anno, però cosa faccio in quei pochi giorni all'anno? Cioè, se vendo presepi e ho un fatturato pazzesco nei soli 3 mesi finali dell'anno, sono occasionale? Secondo me, la presenza su Etsy sinceramente è sempre consigliabile affiancare una partita IVA. Ok, e qui c'è una domanda in diretta di Gaia che dice: però in riferimento all'esempio di Elisa, se un artigiano vende ad esempio 3.000 euro l'anno, tanti piccoli prodotti, quindi viene meno l'occasionalità, in teoria dovrebbe rinunciare alla vendita dei propri lavori perché sicuramente le spese relative all'apertura della partita IVA sono nettamente superiori? Ah, basta pensare che i contributi dell'INPS probabilmente erodono tutti gli incassi. Bisogna farsi, non dico un business plan da multinazionale, però bisogna capire se quei 3.000 lì sono un punto di arrivo o un punto di partenza, perché è chiaro che quando si inizia il fatturato è poco, però bisogna ragionare un pochino in prospettiva. Se io al massimo produrrò sempre 3.000 euro e quindi per farli in regola devo avere una posizione INPS che praticamente me li fa pagare tutti lì, forse è meglio se lo faccio per hobby e vendo le mie attività senza partita IVA, però a quel punto mi assumo tutti i limiti, quindi non posso pubblicizzarla, non posso dare le cose in conto vendita. Ci sono delle limitazioni, è una scelta ed è anche un investimento. Poi c'era Patrizia che diceva: nelle fiere si può apporre il prezzo al manufatto senza avere la partita IVA? Per fiere, visto che sei in diretta, intendi mercatini o proprio fiere tipo dell'artigianato? Non so, penso a un mondo creativo, appunto, penso a un'abilmente. Adesso vediamo se risponde. Intanto che lei magari risponde, passiamo alla domanda successiva, che era quella di Antonella, che diceva: quali implicazioni a livello di tasse ci sono se si apre un negozio su Etsy? Allora, non è che ci siano delle implicazioni legate al fatto che abbiamo aperto un negozio su Etsy. Se apriamo un negozio su Etsy e vogliamo fare le cosine per bene, dobbiamo poi dichiarare quei redditi. Se abbiamo partita IVA, quindi aprire anche la relativa posizione previdenziale, e quindi a quel punto paghiamo tasse, imposte e contributi a seconda del nostro regime di appartenenza, che può essere semplificato, ordinario o forfettario. Ok, intanto Patrizia ha risposto. Tenere di workshop nelle fiere si può senza partita IVA? Allora, secondo me no, cioè se io fossi la consulente di una persona che è chiamata a fare un workshop, beh, allora intanto un workshop inteso come corso di formazione non è la realizzazione di un bene fisico destinato alla vendita, ma è un corso, siamo nelle attività professionali, potrei anche fare una ricevuta di lavoro autonomo in quel caso. Partecipare alle fiere senza partita IVA, attenzione che a volte c'è questo misunderstanding, diciamo, mi sono iscritta alla fiera, ho compilato tutti i moduli, ho preso il mio stand, nessuno mi ha chiesto se avevo una partita IVA, ma certo, perché l'ente fiera ed Etsy non sono degli uffici accertatori, penso che anche loro, se ci fosse un controllo, avrebbero i loro problemi a spiegare che prendono un po' di tutto, però non sentiamoci tranquilli solo per il fatto che lì ci siamo iscritti e abbiamo pagato, dobbiamo fare un ragionamento più ampio sulla nostra posizione. E poi, beh, a parte che prima per il workshop penso si riferisse anche tipo ai workshop quelli manuali, sai, quelli dove crei l'oggetto Sì, però durante la se quelli fiera. sono sempre il problema c'è quando tu crei degli oggetti in serie e li vendi. Il workshop, la persona, anche se aiuta le partecipanti a realizzare il prodotto, in realtà lei sta facendo un corso. Siamo nel mondo del professionista. Quindi lì, secondo me, ce la caviamo col lavoro autonomo occasionale e quello lì è uno dei casi in cui va bene. Quindi direi che lì non ci sono problemi, ecco, se poi non diventa, insomma, l'attività quotidiana, ma semplicemente 2 o 3 volte all'anno partecipo a delle fiere, faccio questo, per me va bene. Ok, intanto allora, le ultime domande al volo, che se no non riusciamo più a rispondere a quelle vecchie. Allora, Sonia che dice: io ho aperto quest'anno la partita IVA, pago l'INPS, ma non ero preparata a pagare. Che lo avrebbero abbassato, invece sono aumentate le tariffe, colpo di scena. Di solito
È forse un po' trascurato quando si fa un po' una botta di conti dell'avvio, perché rispetto all'INPS è molto più leggero, perché parliamo tra i 100 e i 200 euro all'anno. Sappi, c'è purtroppo, è dovuto, sappi che si può pagare o in un'unica soluzione, di solito a febbraio, quest'anno appunto l'hanno spostato a maggio, scadeva oggi perché dovevano rifare i conteggi, però lo puoi anche pagare in quattro rate, quindi eventualmente, se per te risulta molto oneroso, lo puoi spalmare e si affianca alle quattro rate dei fissi annuali dell'INPS. Ok, poi beh, passiamo alle vecchie domande che quindi se ne stanno aggiungendo, quindi magari quelle dal vivo vediamo di rispondere dopo in un'altra tranche, diciamo. Quindi ripassiamo alle domande che ci erano arrivate in questi giorni. Allora, Monica diceva: configurandomi come creativa, ma avendo aperto uno shop online, viene meno il requisito di occasionalità? A mio parere sì. Ok. Poi Silvia, io sono mamma di due bimbe, moglie, ho un lavoro e la mia passione si sta diventando un secondo lavoro. Per questo motivo, un po' contro tutti, un anno fa ho aperto partita IVA. Ne sono molto, molto orgogliosa, vorrei che diventasse il mio lavoro primario, ma come posso capire e dimostrare che non sto facendo un salto nel vuoto? Allora, Silvia, questa è una domanda che mi piace tanto perché mi piace seguire attività di mamme che trovano un incastro tra tutta una serie di elementi dopo aver avuto i figli. Ed è un po' la storia di tante di noi che cercano di trasformare una passione in un lavoro e chiaramente, soprattutto se hai una famiglia, dietro cerchi di fare tutti e due contemporaneamente all'inizio. Allora, secondo me qui c'è anche una parte psicologica, sarà il tempo a parlare da solo e a provare agli altri che la tua decisione era quella giusta, quindi tu fai quello che ti senti di fare. Secondo me, per capire tu se stai facendo bene, guarda dei piccoli elementi, per esempio, datti dei piccoli obiettivi e misura se stai crescendo. Allora, le attività non crescono tutte allo stesso modo, ma su questo Elena, può dirvi più di me. Io semino oggi e raccolgo domani, cioè se le tue creazioni le vedo un anno a una bancarella, a un mercatino, su uno shop, magari le regalerò e le comprerò fra 6 mesi. Quindi non dobbiamo aspettarci che i risultati, i frutti arrivino subito. Secondo me 2 anni è un tempo minimo congruo per iniziare a vedere i primi risultati. Quindi datti magari ecco, questa tempistica, datti dei mini step da raggiungere, per valutare se sta andando bene. Poi vedrai che gli altri di conseguenza prenderanno fiducia in te vedendo la tua sicurezza. Ecco, questo è quello che posso dirti. Certo, no, concordo pienamente. Domanda di Maria Grazia: quali sono i primi passi da fare? Come fare nel momento in cui sei completamente avulsa dal mondo finanziario e non ci capisci una cippetta, ma vuoi comunque essere seria, soprattutto nel mondo del handmade? Io ti consiglio, se appunto non ne sai mezza e forse non ne vorresti neanche sapere più del minimo indispensabile, di affiancarti a un professionista commercialista, una persona con la quale però, ce ne sono tanti di colleghi, sviluppi una certa empatia e che magari segua piccole attività, perché allora potete reciprocamente, no, fare degli step insieme, darvi degli obiettivi e fare un percorso. Il pippone che faccio sempre è questo: mi raccomando, scegliete sempre un commercialista iscritto all'albo, perché commercialista con la C minuscola non vuole dire niente. Scegliete un professionista iscritto perché è un professionista formato, obbligato a formarsi e soprattutto assicurato. Se il commercialista fa un errore, la sua assicurazione ve lo rimborsa, come quando si fa un incidente. Però se avete preso un professionista non iscritto all'albo, sarà difficile che questo rimborso avvenga e magari l'errore avviene più facilmente. Quindi fatti affiancare da una persona che ti dia sicurezza e che, fino a quando non sarai autonoma su certe decisioni, ti sappia consigliare. Perfetto. Poi Simonetta, anche io vorrei aprire partita IVA, ma sono spaventata dalle spese, non vorrei usare i soldi di famiglia. Creando con la carta, risulto artigiana o artista? È possibile sapere con esattezza le spese che si devono affrontare, tranne le tasse che ho capito bene, che se ho capito bene vanno pagate in base all'incasso? Sì, allora, purtroppo è una domanda molto ampia, non si riesce a dare una risposta esaustiva. Di esaustivo posso dirti che saresti un'artigiana, cioè il fatto che tu crei dei prodotti con la carta, quindi dei prodotti comunque tangibili,
quindi che verrebbero spediti per dire in un pacchettino e non in un'email, fa sì che tu ti configuri come artigiana. Poi per il resto delle spese anche tu devi affidarti a un professionista che ti aiuti a fare. Ripeto, lo si chiama molto business plan, no? Va adesso un po' di moda, però semplicemente una piccola pianificazione dei costi certi che tu avresti, un'idea di qualche costo imprevisto che potresti dover sostenere e dobbiamo capire qual è il break-even point, qual è il punto dei ricavi minimi da raggiungere per almeno pagare i costi e poi da lì strutturiamo degli ulteriori obiettivi. Non è si può fare anche su un file Excel, bisogna dare un minimo di prospettiva, poi inserire anche le imposte che sono una percentuale di quella differenza tra ricavi e costi che io sostengo, più che degli incassi, perché vabbè, adesso ci sono tanti regimi misti tra competenze e cassa, però l'artigiano ancora ragiona su ricavi e costi e non su incassi e pagamenti. Ok, poi domanda di Silvia. Se ho ben capito, si può essere hobbyste se si guadagna meno di 5.000 euro l'anno e se il proprio lavoro è a carattere occasionale. In sostanza, se io non guadagno 5.000 euro l'anno, ma un negozio su Etsy e profili social su cui pubblico tutti i giorni, mostrando che produco tutti i giorni, non posso comunque considerarmi hobbista e per essere in regola dovrei aprire la partita IVA, giusto? E che succede se la apro, ma inizialmente il mio volume d'affari non è tale da consentirmi di affrontare le spese INPS in primis, che sarebbe presente anche nel regime forfettario, ad esempio, e andassi in perdita? In che modo questo potrebbe ripercuotersi sulle finanze familiari, essendo in comunione dei beni con il coniuge? Conviene una separazione dei beni? Parto dalla fine. Allora, secondo me il mio consiglio è che la separazione dei beni è sempre consigliabile. Se ci sposiamo in separazione dei beni non ci vogliamo meno bene, anzi ce ne vogliamo di più, cioè ci stiamo tutelando l'un l'altro. La vita cosa ci aspetta? Non lo sappiamo, quindi io quello lo consiglio a prescindere. Sulle finanze, allora bisogna poi vedere di cosa siamo intestatari, 10 immobili, 8 macchine o se abbiamo poco o niente, perché anche lì la struttura dell'attività, scegliere una società, scegliere una ditta individuale, varia anche a seconda delle nostre proprietà. In ogni caso io mi sento di dirti, stai tranquilla. Allora, da una parte il limite dei 5.000 euro, l'abbiamo detto, è abbastanza aleatorio, diciamo. Cioè, non è detto che già prima dei 5.000 euro non sia il caso di aprire una partita IVA quando inizia a esserci un po' di ritmo, diciamo, nell'attività. Cosa succede se io non riesco a pagare, per esempio, l'INPS? Allora, se non pago una rata dell'INPS di 900 euro, pazienza, dopo un po' mi arriverà la cartella, la pagherò. Se non pago neanche la cartella, l'importo va iscritto a ruolo, non muore nessuno, lo rateizzerò in un lungo periodo. Certo è che sia per vostro buon senso che per quello del professionista che vi affianca, quando le rate non pagate sono una, due, tre, quattro, non pago neanche l'IVA, non pago neanche questo, beh, ci fermeremo prima di arrivare al baratro, no? Quindi io direi che non bisogna avere il panico, ecco, di non riuscire a pagare. Quando insomma iniziamo a essere in difficoltà, facciamo dei ragionamenti. Perfetto. Poi, domanda di Alice. Nel caso di creativi operatori d'ingegno, c'è la possibilità di collaborare con negozi proponendo le proprie creazioni, diciamo, in conto vendita? O questo è un caso in cui decade l'occasionalità? Come si calcola l'ISEE di un negozio? Allora, nella pratica ho visto molti occasionali provare a dare in conto vendita al negozio. Di solito il problema è, quello, è il negozio che non prende, non vuole questi beni in conto vendita perché dice: ma a me una fattura, un documento, una ricevuta serve. È vero, cioè viene un controllo nel negozio, questa roba qui dove l'hai presa? No? Perché se non hai un documento forse l'hai comprata in nero. Ecco, un po' può succedere questo. E quindi non è che ti dica se sei occasionale non provare a darle in conto vendita, ma sarà difficile trovare. Comunque si può fare un piccolo esperimento e poi se va bene anche lì ragionare. Quindi sempre occasionalità come parte di un percorso e non come vivo, cioè nasco vivo, muoio occasionale. Secondo me è sempre un evolvere. Sull'ISEE di un negozio, ARG, allora, se abbiamo un negozio che è una ditta individuale, quindi è associato a una persona con codice fiscale, questa persona potrà fare l'ISEE suo e del suo nucleo familiare e dentro ci andranno i dati anche dell'attività. Quindi
Quindi ecco, non è che ci sia l'ISEE di un negozio, ma l'andamento del negozio ri si riflette nell'ISEE del soggetto intestatario. Ok, poi domanda di Patrizia. Una creativa, fino a che soglia monetaria può vendere i suoi manufatti senza obblighi legali? È tenuta comunque al rilascio di una semplice ricevuta? E la soglia monetaria abbiamo detto che è da vedere caso per caso. La ricevuta a un privato è facoltativa, quindi potremmo non farla. Io però ragiono così. Visto che se viene un controllo sulla mia posizione, io non ho la partita IVA e io voglio spiegare che sono un occasionale, se non ho minimamente monitorato i miei ricavi, cioè che elementi di prova ho? Nessuno. Quindi io consiglio a tutti di fare una ricevuta per questo motivo, perché comunque così, la persona che viene al mercatino non è che sia un esperto di occasionali, quindi dice ecco quello lì vende in nero e dopo cioè, si ripercuote tutto sulla nostra reputazione. E anche perché vi assicuro che in un controllo, quando gli enti vedono che dall'altra parte c'è un soggetto ordinato, che le ricevute le fa comunque, che si è posto dei problemi, scatta un atteggiamento collaborativo che agevola molto la definizione di un eventuale contenzioso. Quindi la ricevuta, pur non obbligatoria verso il privato, per me è fondamentale. Anche per fare dei ragionamenti, perché se uno viene da me e vuole aprire partita IVA, gli dico sì, finora nei mercatini cosa hai preso? Vi assicuro che dopo ricostruire il dato non è facile, quindi ci serve in tanti sensi, ecco. Perfetto. Sonia, è necessario avere partita IVA per abilitare le recensioni sulla pagina Facebook? Io per ora sono un hobbista e non ho mai messo le recensioni per paura di problemi. Allora, direi che le puoi attivare senz'altro. Quando arrivi a una soglia imbarazzante di recensioni, tipo 100 recensioni di persone che dicono ho comprato i tuoi prodotti ovunque, ecco, sappi che quello lì può essere un elemento probatorio della non occasionalità e quindi, insomma, fa tutto parte del contesto. C'è anche dire oggi ho la partita IVA, non ho la partita IVA. Una volta facevamo tutto tra casa e negozio, adesso sui social c'è più visibilità. Sapete da dove arrivano i controlli? Dalle telefonatine che fa un concorrente al 117, cioè la Guardia di Finanza. Purtroppo c'è tanta cattiveria, anche gente che non si fa i fatti suoi, gente che va male, vuole fare male, andare male anche gli altri. È per quello che oggi c'è tanta più attenzione a questi aspetti. Quindi, ecco, le recensioni e la pagina Facebook e il mondo social e Instagram e tutto e i commenti ho acquistato il tuo prodotto, che figate, tu non hai dichiarato un euro di reddito, sono tutti elementi che agli enti accertatori servono per ricostruire una situazione presunta che poi voi dovete provare non essere eventualmente vera, però insomma c'è del lavoro da fare, ecco. Certo. Poi Patrizia, una creativa all'atto della vendita è tenuta comunque a rilasciare una ricevuta? Può partecipare a esposizioni o fiere senza dovuti tesserini o quant'altro? Allora, per la ricevuta vale il discorso di prima con le medesime motivazioni. Per la partecipazione con i tesserini, allora anche qui vale il discorso un po' di confusione che esiste, quindi io al di là di cosa va fatto, vada fatto o non vada fatto, vi consiglio sempre quando partecipate sia a livello locale, quindi a un mercatino, a confrontarvi con la Proloco, con il comune, comunque con l'ente organizzatore, chiedere secondo loro cosa va fatto e insomma rispettare i loro moduli, eccetera. E se partecipate a una fiera, a seguire il regolamento della fiera. Quindi purtroppo ci sono delle regole generali, delle regole anche locali, regionali, e poi ci sono le prassi che sono quelle proprio applicate. Quindi bisogna un attimino barcamenarsi tra tutto questo. Passa un po' la voglia, però è così. Poi Nausica dice: vorrei capire se effettivamente c'è, qual è la differenza tra hobbisti e creativi, di cui qualcuno parla. Se queste due categorie esistono separatamente, quali sono i regimi fiscali dell'una e dell'altra? Ah, il regime fiscale non c'è perché sono due comunque casi entrambi di non partita IVA, quindi di lavoro occasionale, il cui reddito se supera una certa soglia va dichiarato nel quadro RL, che è il quadro degli altri redditi, dei redditi diversi. E, di differenza cos'hanno? Secondo me possiamo dire che l'hobbista è un soggetto che nell'ambito dell'artigianato rielabora un prodotto comunque esistente.
Mentre secondo me il creativo ha quell'elemento di innovazione, di ricerca in più per la quale crea un prodotto totalmente nuovo rispetto ai materiali dei quali è composto e quindi è più simile all'artista, è più simile all'autore e si caratterizza, ecco, per questo elemento. Ok, poi iniziamo con un altro gruppo di domande, ce ne sono ancora tantissime, quindi cerchiamo di andare proprio super veloci. Allora, Beatrice dice: quanto costa aprire la partita IVA per una persona che è all'inizio e quindi non ha molti soldi? Dipende da tanti fattori, devi vedere qual è il regime giusto per te, qual è il tuo contesto familiare e di altri redditi e di altre proprietà, però stai tranquilla che se parti in piccolo ci sono regimi adatti per partire in piccolo e pagare quindi dei costi contenuti, parlo per esempio del forfettario. Ok, Cinzia, compilo il modello unico, badante, sarebbe fattibile aprire una partita IVA e vendere le mie creazioni? Certo, si può fare tranquillamente, la partita IVA si può affiancare ad altri redditi, anche quello di lavoro dipendente. E una cosa interessante che non tutti sanno è che anche per i disoccupati, si può affiancare, la partita IVA ad una NASPI, addirittura si può chiedere ed è molto utilizzato l'anticipo della NASPI, cioè la NASPI, l'indennità di disoccupazione, vuole favorire in realtà il ritorno al lavoro delle persone, quindi in caso in cui un soggetto apre un'attività può chiedere l'anticipo per intero della NASPI residua per poterlo investire, attenzione, scattano poi i controlli che questo venga fatto veramente, all'interno dell'attività che va ad iniziare. E devo dire che ci sono molti casi di soggetti che stanno facendo così. Una domanda al volo, Alessandra che dice: quindi per esempio io realizzo quadri, sono quindi una creativa? Ecco, nel tuo caso va fatta un'analisi, i quadri sono in serie, sono opere uniche, viene dato un valore, bisogna un po' capire il discorso specifico perché nel mondo dell'arte ci sono delle regole, insomma, un po' a sé, diciamo. Ok, Elisa, quali aspetti bisogna approfondire prima di aprire la partita IVA? E tantissimi. Che sono degli aspetti non solo legati ai numeri, ma la prima cosa che io cerco di testare quando una persona viene da me è la sua attitudine a vivere con partita IVA. Quindi se noi ci siamo sempre, non dico crogiolati, ma siamo stati bene nel nostro lavoro dipendente, con le nostre ferie pagate, cioè qui cambia tutto. È vero che cerchiamo di trasformare una passione in un lavoro, però potremo subire il peso dell'incertezza, se sto male, chi lavora per me? Quindi è proprio, secondo me, una mentalità. Io, per il carattere che ho, dipendente, non ci andrei neanche morta. Viceversa, magari ho sposato una persona che al posto mio dice: ma tu sei matta perché lavori sabato e la domenica. Quindi è prima un'attitudine, c'è un piccolo investimento da fare, c'è un sacrificio iniziale perché i risultati appunto arrivano con calma, parlo anche di soldini, c'è un equilibrio familiare da studiare. E c'è, attenzione, anche una competenza che non è detto che abbiamo, perché faccio sempre l'esempio banalissimo, il mio sogno è aprire un bar, se non so fare la schiuma del cappuccino, ma posso direttamente andare da un'altra parte. Quindi formiamoci tantissimo, differenziamoci. Questi sono secondo me gli aspetti principali. Giustissimo. Elena, io sono interessata alla possibilità di mettere come indirizzo dell'attività lavorativa diverso dalla propria residenza, dato che ho un negozio online e non vorrei rendere pubblico il mio indirizzo di casa per riservatezza. Se nella live si può spiegare l'argomento. Sì, ti capisco, non è piacevole trovare sul sito l'indirizzo di casa, c'è pieno di matti in giro, quindi si può fare. Allora, farei un distinguo tra professionisti e artigiani o imprese. Allora, il professionista, a parte che entrambi possono domiciliarsi presso lo studio del commercialista, presso delle società che fanno questo, prendono delle domiciliazioni, presso dei co-work, anche se non ci andiamo veramente. L'unica quindi si può fare tranquillamente. Attenzione, se siamo artigiani e abbiamo quindi un'iscrizione a registro imprese comunico la sede, che è quella, diciamo, non di casa. Però poi se lavoro da casa devo anche mettere la sede cioè dove viene svolta l'attività e quindi lì l'indirizzo di casa c'è in visura, la visura è liberamente scaricabile dietro pagamento di pochi euro, quindi potenzialmente tutti la possono vedere, però è anche vero che proprio uno lo deve cercare, deve essere proprio un maniaco che ti vuole seguire, quindi
è meno facilmente trovabile. Se tu proprio assolutamente l'indirizzo di casa neanche morto non lo vuoi dare a nessuno, o ti affitti un posto, o comunque lo condividi con altri soggetti che fanno magari la tua attività, e però lì deve essere l'esercizio dell'attività, è l'unico escamotage in quel caso. Ok, Alessandra, per un'attività di cucito creativo è vero che è obbligatorio avere uno spazio di lavoro diverso da casa? A livello di scadenze anticipate e costo business plan, quanti soldi bisogna avere da parte per iniziare? A spanne, ovviamente. Allora, per l'attività no, dunque, io ho degli artigiani che hanno la sede presso casa e veramente lavorano in una parte dell'abitazione, quindi per fare si può. Secondo me però potrebbe essere che il dato vada verificato di volta in volta presso l'ufficio delle attività produttive del comune, perché potrebbero esserci comuni che hanno regole stringenti sul tipo di immobile, sulla metratura, quindi insomma, poi c'è attività artigianale, alcune sono anche un po' rischiose, utilizzano strumenti pericolosi. Quindi potrebbero essere stati messi dei limiti in quel senso, però in linea di massima potrebbe essere possibile. Scusa, la domanda poi era: ah, per i soldi da mettere da parte, mamma mia, va fatto sì un piccolo conteggio, ti dicevo, minimo di costi realistici, e poi da lì partire per iniziare. 5.000 euro, però vedi, parliamo di niente, dipende da chi ti rifornisci, quanti materiali hai, di che qualità, che rapporto hai con i fornitori, quindi loro che margine ti danno per pagare, hai preso un posto in affitto, quindi hai anche l'affitto, dipende da tantissimi elementi. Certo. Poi Silvia, per aprire partita IVA come artigiano è necessario indicare come sede un indirizzo diverso al... È la stessa domanda di prima, sto rileggendo la stessa. No, vabbè, per aprire è un indirizzo di casa, se sia necessario che lo spazio abbia dei requisiti particolari, tipo destinazione d'uso, artigianato o simili. Quello che dicevo prima, è meglio Infatti. confrontarsi prima con il SUAP, che è l'ufficio delle attività produttive del comune, quello che dà un po' le regole dell'immobile, gli spazi, quindi insomma una telefonatina lì va sempre fatta per le attività artigianali di commercio, per i servizi non è necessario. Allora, Stefania invece chiede, vorrei sapere se c'è una partita IVA con cui si possono sia tenere dei corsi, fiere delle lezioni, scusa, fare delle lezioni, sia realizzare dei lavori frutto del proprio ingegno, per esempio decorazioni pittoriche a mano su piccoli oggetti o su carta, come ad esempio bomboniere. Oppure bisogna scegliere una cosa escludendo l'altra. Poi vorrei sapere se le donne over 40, io ne ho 48, ci sono agevolazioni se si vuole diventare libere professioniste. Allora, io direi che puoi tranquillamente affiancare le due attività, la partita IVA rimane unica, eventualmente se sono attività molto diverse puoi aprire due codici attività, si riflette un attimo sul profilo previdenziale, anche lì se è unico va separato, ma niente, niente di che. Sul discorso interessante dei finanziamenti, ce ne sono, quindi bisogna sempre valutare dove e quando, perché sono spesso legati al territorio e spesso ci sono dei bandi che durano 1 o 2 mesi, spesso sono destinati proprio ai soggetti iscritti al registro imprese, quindi artigiani, commercianti, non liberi professionisti, rarissimo. Ci sono delle società, non so se lo sapete, che fanno proprio questo lavoro di trovare i bandi. Quindi voi scrivete, se le cercate su Google ne escono molte, ricerca bandi, queste società cosa fanno? Gratuitamente vi dicono sì c'è, sì non c'è, corrisponde a quello che tu cerchi nella tua zona, eccetera. Poi, se voi volete partecipare attraverso loro ai bandi, chiaramente chiedono qualcosa per l'aiuto, però intanto la ricerca dei bandi in essere può essere fatta anche gratuitamente. Perfetto. Renata, io vorrei sapere se l'unica alternativa al regime forfettario a cui non posso accedere per mancanza di requisiti è la classica partita IVA, essendo all'inizio sarebbe un azzardo per me in questo momento. Purtroppo sì, nel senso che se non sei forfettario, i minimi non ci sono più perché sono una categoria in esaurimento, rimangono solo l'ordinario e il semplificato a seconda del volume d'affari. Quindi non è detto però che sia un azzardo. Guarda, perché anche i forfettari, io a volte li consiglio se il soggetto è un po' confusionario, quindi vuole meno scadenze, meno adempimenti, ma non è assolutamente detto che sia più conveniente il forfettario. Quindi una simulazione dei costi la puoi fare comunque, ecco, prima di precluderti totalmente la possibilità. Una domanda al volo, se sono hobbista creativo, devo porre la marca da bollo da 2 euro se vendo una mia creazione di importo superiore a 77 euro?
Ah, qui dovrei ripassare. Allora, se fai la ricevuta direi di sì, però su questa mi riservo di guardare perché non avendo l'obbligo in teoria di farla, cosa succede? Secondo me se la fai a quel punto scatta l'obbligo. Però qui faccio una brutta figura se mi sbilancio troppo. Vabbè, semmai ti informi e Mi dopo si rassegno, risponde dopo esatto. nei commenti. Ovviamente, Marco. cioè, Elisa non è un tuttologo, quindi chiaramente qualcosa può sfuggire. Poi, Maria Elisa, cosa si può fare con la partita IVA che senza non si può fare, intendo a livello di promozione? Ah, è abbastanza facile che senza sarebbe preclusa la promozione, per cui con ti puoi sbizzarrire. Perfetto, Susi, mi trovo anch'io nella situazione di lavoratore dipendente che cerca di gestire al meglio e nella legalità quel che arriva dal lavoro artigianale occasionale. Vorrei sapere se è possibile ottenere facilitazioni per l'acquisto del materiale e in che modo, poiché chi come me non ha la partita IVA, le cose a prezzo pieno sono co molto costose. Sì, allora io ho capito la domanda, nel senso che più che a prezzo pieno, sai, non scarichi l'IVA, non scarichi il costo, per cui anche il forfettario è nella stessa situazione, pure il forfettario la partita IVA ce l'ha. Però volevo dire una cosa che a volte è un po', dimenticata. Quando dichiariamo i redditi nel quadro RL da occasionali, sia da artigianato che ne so, un bed and breakfast, che secondo certe requisiti, non deve avere partita IVA piuttosto che il lavoro autonomo occasionale, quello con la ritenuta al 20%, c'è una casella in cui oltre i ricavi si indicano i costi. È chiaro che se ho 6.000 euro di reddito, non metterò, cercherò di andare un po', insomma, con pudore, non metterò 5.900 euro di costi, però se ho dei costi assolutamente inerenti, che ne so, produco occasionalmente bambole di lana e ho comprato un libro di istruzioni per fare nuove bambole di lana. Quel piccolo costo lì, se documentato da una ricevuta, da una fattura intestata al mio codice fiscale, è sicuramente un costo che mi posso dedurre. Quindi ecco, penso che possa essere la risposta alla tua domanda. Tieni tutti i costi legati alla tua attività, anche se non hai partita IVA, e valuterai quando farai la dichiarazione quali ha senso inserire. Per esempio, tante occasionali che vogliono aprire la partita IVA mi chiedono una consulenza, la mia fattura poi può essere messa in quei costi perché è propedeutica a quell'attività occasionale ed è molto chiaramente correlabile. Perfetto. Claudia, ho un lavoro dipendente principale part-time di 22 ore e mi era stato detto che poteva esserci la possibilità di aprire partita IVA per fotografia di matrimonio senza pagare INPS, poiché è già pagato dal primo lavoro. Poi mi è stato detto che 22 ore potrebbero essere poche per considerare lavoro prevalente e che ogni regione si regola in modo proprio, non esistendo una legge nazionale. È vero che non esiste una legge in materia, ma si va per circolari interne? Seconda domanda, fino a poco fa aprire partita IVA significava anticipare l'INPS a circa 3.000 euro. È cambiato adesso? Perché da vari articoli in rete mi è sembrato di capire che ora si paga dopo e solo in percentuale al fatturato, o vale solo per qualcuno? Questo ovviamente andrebbe ad agevolare la situazione, credo per tutti e non di poco. Allora, queste domande sull'INPS sono le più belle perché l'INPS è un ente veramente misterioso. Per esempio, la fotografa, che è Claudia che dice di voler fare nella domanda, la fotografa per l'INPS è una commerciante. Non so se sapete che anche l'ostetrica per l'INPS è una commerciante. Io non ho capito, fa nascere i bambini perché invece non sia una libera professionista. Comunque, l'INPS ragiona in modo un po' particolare, diciamo, e soprattutto in effetti molto legato anche al territorio. Allora, cosa succede in relazione alla tua domanda? L'INPS dice: tu non mi paghi i contributi di un'attività aggiuntiva se hai già un'attività prevalente per la quale versi piena contribuzione. Prevalente, cosa vuol dire prevalente? A Bologna, prevalente, che è la città in cui io ho sede, vuol dire lavorare almeno 40 ore, cioè già 38 storcono il naso. E mi hanno detto delle ragazze che nelle loro città sono state accettate pratiche di pagamento di un solo tipo di contributi e loro avevano un lavoro da 30 ore. Per esempio a Bologna queste pratiche verrebbero bocciate. Quindi dipende veramente, non so se da circolari o da interpretazioni del funzionario, però è così. 22 ti posso assicurare che ovunque in effetti dovresti pagare la doppia contribuzione. Doppia contribuzione che oggi per un artigiano, un commerciante, parliamo circa di 3.800 euro annui di contributi fissi. Tu potresti fare cosa se hai i requisiti? Di aprire come forfettaria, pagarli quindi ridotti del 35% e sappi che
ci sono dei benefici nel mixare una posizione di lavoro dipendente e una posizione di partita IVA forfettaria, legati al fatto che il forfettario ha un grande svantaggio, non ha deduzioni e detrazioni, ma queste le hai se invece sei dipendente e se lo sei contemporaneamente ti prendi i vantaggi del forfettario e i vantaggi del dipendente, quindi potresti valutare di fare un conteggio di quanto pagheresti in aggiunta, ecco. Perfetto. Rosalia, sono una lavoratrice dipendente e vorrei avviare anche un'attività come creativa. Quali sono i passi da fare e il regime fiscale da adottare per non ritrovarmi subito a pagare più imposte di quel che guadagno? Giovedì non potrò essere in sala diretta, spero che il video sia disponibile. Ok, questo sì, è disponibile. Purtroppo nel tuo caso non hai elementi sufficienti perché non hai scritto se sei part-time o full-time e che cosa crei, quindi non riesco a darti una risposta. Quindi anche per te puoi valutare eventualmente un forfettario con la riduzione contributiva, però mi rendo conto che la risposta è un po' vaga, ecco. Valeria, a me piacerebbe sapere se lavoro dipendente e partita IVA possono coesistere almeno all'inizio e in particolare come funziona con INPS e INAIL. Possono sempre coesistere, tranquilla, il forfettario coincide, cioè la partita IVA, scusa, dopo arrivano le domande, il forfettario può sempre coesistere, come dicevamo per la signora di prima, anche con la disoccupazione addirittura. Una cosa che ricordo, cioè anzi che segnalo, secondo me è sempre importante, quando siamo dipendenti, apriamo partita IVA, prima di aprirla, chiedere il lascia passare al datore di lavoro, cioè che metta per iscritto che possiamo farlo. Allora, per esempio, i dipendenti pubblici hanno delle incompatibilità, però ho visto nella pratica che se si apre un'attività completamente diversa e non in concorrenza con quella del lavoro pubblico, anche l'ente pubblico rilascia l'autorizzazione. Ma anche nel caso del privato, fatti chiari amicizia lunga, cioè io te l'ho detto, tu l'hai visto, mi hai risposto che posso e io poi ho aperto partita IVA. Che non venga fuori un giorno che mi licenzi perché io ti ho fatto concorrenza anche se faccio qualcosa di totalmente diverso. Quindi ai dipendenti mi sento di consigliare questa cosa, ecco. Ok, una domanda al volo. La riduzione INPS parte da subito o dal secondo anno? Ed appena la chiedi, cioè se apri la partita IVA ora contestualmente la chiedi e poi non devi neanche rinnovarla perché te la porti avanti per tanto che rimani nel regime forfettario. Attenzione, la riduzione vale solo per artigiani e commercianti, purtroppo nella gestione separata, che è la gestione dei professionisti senza cassa che paga in percentuale, non c'è nessuna differenza tra forfettari e non forfettari. Ok, altro gruppo di domande. Giusy, sto pensando di aprire partita IVA, sono una creativa e realizzo oggettistica e bomboniere. In più tengo corsi di cucito creativo. È possibile aprire un regime forfettario oppure no? In linea di massima, sì, nella tua domanda non leggo casi di esclusione, te li dico nel caso magari ti possano capitare. Allora, ad oggi, 2019, sai, ogni anno vanno a mettere un po' le manine in queste regole qui per la gioia di noi commercialisti. A volte anche adesso ad aprile sono uscite tipo 50 pagine di circolare con nuovi casi. Comunque, il committente principale del forfettario non deve essere stato suo datore di lavoro nei 2, ma facciamo 3 che non si sa mai, anni precedenti. Per un artigiano difficilmente si configura questa cosa, è più per un professionista. L'altra regola, mixa una regola vecchia e una regola nuova. Il forfettario non può essere socio di società di persone, SAS, società semplici, società in nome collettivo, e colpo di scena, questa è una regola un po' assurda. Cosa non deve fare? Non deve essere socio di controllo di una SRL che si occupi della medesima attività per la quale ha partita IVA, ma questo controllo non deve esserci né direttamente, cioè lui socio, né indirettamente. Quindi adesso io chiederò l'albero genealogico perché se Elena, tuo nonno, è socio. Beh, bisogna andare a vedere anche il contesto familiare, cioè se tu puoi avere un'influenza su una SRL controllata da un tuo familiare. Questa è una cosa un po' difficile da monitorare. Comunque, ecco, se non hai queste due causus active, puoi aprire come forfettario. Ok, altra domanda. Sono in regime forfettario, ma nell'altro regime cosa e in che percentuale si può detrarre?
Allora, intanto si scarica l'IVA, quindi l'IVA che paghi sugli acquisti tu la paghi al fornitore, ma poi la recuperi in sede di liquidazione dell'IVA. Attenzione, la parte meno simpatica è che l'IVA la applichi anche sulle vendite, quindi se vendi a privati, i privati vedranno proprio un aumento del prezzo perché loro l'IVA non se la scaricano. Poi a livello di costo puoi dedurre, quindi pagare le imposte sulla differenza tra ricavi e meno costi, e quei costi sono il 100% dei costi. Non so, la cancelleria, l'affitto di un locale, le bollette e una percentuale invece di quei costi che sono cosiddetti promiscui, cioè per natura parte correlabile all'attività e parte no. Per esempio l'auto. L'auto è per natura promiscua perché tu la usi per lavoro, ma di la verità che ci fai anche i giri con la famiglia. L'Agenzia delle Entrate ragiona così. E quindi ecco, IVA da una parte e costi dall'altra. Maria Grazia, se apro partita IVA con regime forfettario, posso iscrivermi alla gestione separata INPS per pagare i contributi in base a quello che fatturo? Senz'altro, se il tuo codice Ateco è compatibile con la gestione separata. Il codice Ateco, lo vedremo dopo dalle domande, è il codice che caratterizza la nostra attività, bene o male, e alcuni codici fanno parte della gestione artigiani commercianti, quella con i fissi, e invece un'altra serie di codici fanno parte della gestione separata. Se sei in quelli, nessun problema. Però non lo puoi scegliere, ecco. Marzia, io invece vorrei chiedere, secondo il regime forfettario è possibile vendere le proprie creazioni artigianali all'estero o se ci sono limitazioni? Sì, qui finalmente do una risposta positiva, la prima, si può, addirittura il forfettario corresse una anomalia del regime precedente che era quello dei minimi che aveva delle limitazioni proprio per gli artigiani sulle cessioni all'esportazione, quindi il forfettario, no limits, può comprare e vendere da e per l'estero. Adesso passiamo alle... Paesi, tra l'altro, scusa perché a volte si parla paesi UE, ci sono gli intrastat, sia paesi UE che extra UE, quindi cambiano solo poi dei piccoli adempimenti. Poi, come trovare il codice Ateco più adatto, dal sito è molto generico. Sì, alcuni codici sono molto generici, tipo altre attività professionali NCA, che vuol dire non classificata. Allora, se noi facciamo una ricerca sul registro imprese, però all'interno di questo codice la tabella Ateco prevede una serie di professioni che rientrano in quella categoria, dove non troveremo magari perfettamente la nostra, perché oggi c'è una varietà di attività incredibile, però diciamo che ci facciamo un'idea, tipo ci assomiglia, non ci assomiglia. Ecco, bisogna entrare proprio all'interno della casella del codice e vedere che cosa ne può far parte. Poi, anch'io sono molto confuso sui codici Ateco. Ho già partita IVA servizi e avendo uno shop su Etsy, creo accessori in tessuto, vorrei aggiungere un codice Ateco per questa nuova attività. Posso scegliere il codice Ateco relativo alla sartoria o devo per forza aprire un'altra partita IVA come artigiana? Nell'ultimo caso dovrei pagare contributi alti in due casse diverse, mi sembra assurdo. Allora, la partita IVA è sempre unica, però il codice Ateco può dover essere aggiunto. Quando hai due codici Ateco, uno in una cassa, artigiani e commercianti, uno nell'altra, bisogna fare dei ragionamenti sulla prevalenza, quindi qui serve il commercialista che proprio prende i ricavi dell'uno e dell'altro, fa una simulazione. Attenta perché se ora fai i servizi, probabilmente ti sei iscritta all'Agenzia delle Entrate e all'INPS. Se arrivi anche come artigiana, va fatta una pratica che si chiama COM unica, in cui attivi anche una posizione INAIL, una posizione al registro imprese e una posizione all'ufficio attività produttive. Quindi, insomma, è una pratica un po', non dico complessa, ma insomma un po' articolata da seguire, ecco. Quanti codici Ateco posso avere? Tipo sartoria, pelletteria, cappelli, corsi, negozi online. Incide sull'inquadramento? 100 milioni, cioè li puoi avere anche tutti se ti piacciono, però cosa succede? Allora, se tu hai sartoria, pelletteria, cappelli, io ne sceglierei per te uno generico sulla produzione di capi di abbigliamento, cioè di solito si cerca nella scelta del codice Ateco di racchiudere le attività anche un po' trasversali, anche in un'ottica di futuro, poi per carità si possono cambiare. Negozi online, beh, se vendi quelle cose lì non è un problema, fa sempre parte, poi se vendi tutt'altro serve un codice dedicato, anche magari una contabilità separata. Sull'inquadramento cosa succede a volte? A parte che c'erano i nostri amici studi di settore che a seconda del codice Ateco facevano certi conteggi e ti dicevano se i tuoi ricavi andavano bene, ma cosa succede? Adesso per esempio nei forfettari, a volte, soprattutto il professionista, dice, potrei stare in questo codice, ma anche in quest'altro, bene o male, le mie attività stanno qui. Il forfettario è tassato, con dei coefficienti di redditività. Allora, a volte
nell'imbarazzo della scelta c'è uno dei due codici Ateco che dà un migliore coefficiente di redditività, cioè pago meno imposte. Allora a quel punto può avere, come dici tu, un'influenza sull'inquadramento. Però ecco, tieniti magari un po' più ampia invece che scegliere quelli proprio specifici, perché soprattutto nel settore tessile ci sono dei codici molto specifici. Tu magari scegliene uno più ampio, così puoi riuscire a far tutto con un codice unico. Poi Carla, mi occupo di consulenza e ho deciso di aprire partita IVA, però ultimamente mi viene richiesto di tenere dei laboratori creativi. Come posso conciliare le due cose? Non vorrei iscrivermi come artigiana per la questione INPS, anche perché di fatto non vendo oggetti, ma sempre esperienza e competenza, solo che non è solo a voce, ma anche dimostrativa. Sì, allora intanto ti chiedo attraverso chi fai questi corsi, perché tipicamente questi corsi si fanno magari presso delle associazioni. Allora, se l'associazione, come dovrebbe fare, è il veicolo del corso, quindi lo organizza, prende le iscrizioni, incassa, poi retrocede a te un compenso, fantastico, tu puoi fare una ricevuta di lavoro autonomo occasionale col 20%, ne fai anche diversi nel corso dell'anno, non superi i requisiti e sei a posto così, li integri nella tua dichiarazione dei redditi. Non saresti comunque un'artigiana perché in effetti non realizzi prodotti, ma i workshop sono dei corsi di formazione. Quindi, se poi fai solo quelli di lavoro, c'è il suo codice Ateco dedicato, la sua partita IVA dedicata, ma sempre non come artigiana. Ok, poi Alessandra, sono traduttrice freelance e vorrei anche vendere gli oggetti di cartapesta che faccio. Dovrei prendere la partita IVA e fare iscrizione alla Camera di Commercio per la nuova legge regionale toscana che lo richiede obbligatoriamente per fare i mercatini. So che chiedo troppo, ma cosa mi converrebbe di più in termini di spese? Entrambe partita IVA come libera professionista o partita IVA come artigiana? Allora, entrambi partita IVA come libera professionista, impossible, perché se realizzi degli oggetti, quella va per forza come artigiana. Il consiglio che ti posso dare è che se la quantità di questi beni è consistente, vale la pena di provare a simulare o anche provare a iniziare ad aggiungere il codice Ateco e l'attività artigiana, quindi stesso discorso, posizione INPS, INAIL, SUAP, registro imprese. Se invece ne fai veramente pochi, forse vale la pena di vendere opere dell'ingegno, quindi semplicemente mercatini, dipende un po' dalla mole, diciamo, di lavoro che riesci a fare. E delle volte ci sono soprattutto nel settore grafico, cioè seguo delle ragazze che sono grafiche. Allora, anche loro cosa fanno? La parte grafica e poi magari la stampa e danno il prodotto. Allora, fin dove ti riesci a fermare al prestampa, quindi dare al cliente, spedisci il prodotto, lui se lo stampa, tu rimani libera professionista, quindi gestione separata. Se attivi la stampa, mi dispiace, spedisci un pacchetto, poi sei un'artigiana. Quindi forse vale la pena dare un prodotto a volte meno completo. Però perlomeno non ti perdi nella gestione dell'INPS, almeno per iniziare. Dopo magari l'attività va bene, oltre una certa soglia di pensione diventa più conveniente la gestione artigiani commercianti, anche perché a livello previdenziale maternità, malattia, pensione non c'è paragone. Quindi possiamo anche fare dei ragionamenti di trasformarci poi. Barbara che dice: se creo partecipazione di nozze e bouquet di stoffa, risulto artigiana, l'IVA quanto incide sulle spese uscite? Fai il pacchetto, sei un'artigiana. L'IVA dipende dal regime. Se c'è un forfettario, non parliamo di IVA. Se sei semplificato, ma i fornitori forfettari, adesso ce ne sono molti, non hai IVA. Altrimenti parliamo di un'aliquota del 22%, però detta così è un po' sì, generico, ecco. Chiara, ho un laboratorio artigianale, vorrei sapere se posso fare corsi didattici previo pagamento. Sì. Puoi senz'altro farli. Allora, attenzione intanto, quando poi il corso diventa prevalente sull'attività artigianale, bisogna insomma ragionare sull'inquadramento dell'attività. Ti consiglio proprio, ma non da commercialista, cose che ho visto passare, attenzione se nel locale servi del cibo, anche una merenda, c'è l'ASL che vuole dire la sua. Attenzione, nel locale ci sono dei bambini e in generale per tutti coloro, allora a parte che dovremo al di là dell'INAIL se ci facciamo male sul lavoro nel nostro laboratorio, però secondo me è consigliabile attivare un'assicurazione privata, tipo un cliente entra, inciampa nello scalino, cade, si rompe una gamba, chi paga? Paga l'artigiano. E quindi un'assicurazione, se abbiamo dei bambini, delle attività di corsi, se diamo delle forbici in mano, ancora di più, mi raccomando, una buona assicurazione, non risparmiamo sull'assicurazione.
Cristina, come si può costituire un'associazione culturale? Sì, volevo leggere questa domanda insieme all'altra perché hanno un po' una risposta simile, no? Questa degli enti del terzo settore. Ok, allora aggiungiamo la domanda di Gaia che diceva: vorrei aprire nel mio quartiere insieme ad altre due amiche un locale. Scusate, ecco il cellulare. Vorrei aprire insieme ad altre due amiche un locale dove poter svolgere laboratori creativi per bambini di tutte le età. Noi l'abbiamo in mente come una società no profit, volta alla socializzazione, alla diffusione dell'arte e della cultura. Non sappiamo proprio da dove cominciare, a chi rivolgerci per sapere i requisiti strutturali necessari. Quindi, se queste attività possono essere svolte ovunque, magari prendendo in affitto un locale che era un ufficio e adibirlo a laboratori. Se rientra effettivamente nel no profit, essendo laboratorio in conto a pagamento, puoi suggerirci qualcosa? Allora, nascono tante realtà che così dicono facciamo dei corsi, di attività per bambini, sono un'impresa o sono un'associazione? Secondo me distingue questo, se il mio obiettivo è fare dei corsi ma poi il mio sostentamento, sono una ditta individuale, non guardo neanche le associazioni. Se, come in queste due domande mi sembra di vedere, il mio fine è qualcosa che va oltre me, cioè un'idea mia, ma una cosa che può essere proseguita da altri per il bene della collettività, per un arricchimento della collettività, allora quella lì è un'associazione, può nascere un'associazione. Oggi siamo in un contesto di riforma, tutto quello che è stato fino a ieri, il caos sulle associazioni, adesso diventerà molto più rigido, le associazioni avranno una serie di agevolazioni fiscali ancora più forti delle già grandi agevolazioni che hanno, ma in cambio dovranno dare controlli e rispettare rigidi requisiti. Quindi, nel vostro caso, dovete fare una consulenza specifica perché adesso, per esempio, io sto rimandando un po' più avanti, siamo nel clou della riforma. Secondo me, aprire un'associazione adesso rischi di fare uno statuto in cui ancora ci sono le regole già nuove, ma non tutte, usciranno dei chiarimenti. Se possiamo, aspettiamo almeno qualche mese. E poi serve una consulenza specifica anche per spiegare le entrate, le uscite, poi il reddito, voi che la costituite. Non dovreste prendere niente dall'associazione, insomma, tutta una serie di regoline. E per i requisiti del locale, eccetera, ci possono entrare bambini, anche qui partiamo sempre dall'ufficio delle attività produttive del comune nel quale avremmo pensato di. Attenzione, comuni diversi hanno regole diverse. Ho visto tante volte un'associazione che vuole nascere magari nel paese dove i soci fondatori stanno, che poi apre da un'altra parte perché il comune ha regole meno rigide. Quindi partirei da lì per iniziare a vedere i requisiti e trovare l'ambiente. Poi intanto passano quei mesi per cui magari si riesce già a definire meglio le regole nuove di un'associazione fatta per benino con i nuovi criteri. Una domanda al volo di Barbara che dice: quindi l'IVA niente, ma INPS fisso a 3.600 euro, giusto? Oddio, aspetta, Barbara, era Infatti, per quale domanda? cioè, a Ah, cosa ti ok, l'IVA quanto riferisci? incide? L'INPS, se crei partecipazione, beh, se riesci a Ok. entrare nei forfettari è ridotta del 35%. Ricordatevi, quando pagate l'F24 l'odiato F24 dell'INPS, anche quello scade oggi con l'INAIL, e quelli lì sono i contributi per la vostra pensione, non li state buttando via, è come fare un fondo pensione privato, cioè vedeteli come un risparmio anche e soprattutto la maternità. È una buona maternità per un soggetto iscritto da un po' alla gestione artigiani commercianti. Ci sono delle indennità che nessuno conosce perché ti dà un'indennità anche per la malattia, ma non solo la malattia, insomma, cose brutte, ma anche ho mal di schiena, sono a casa dal lavoro un mese, ci sono delle indennità anche lì pagate dall'INPS, cioè si avvicina un po' alla malattia del dipendente, quella di tutti quei contributi che pagate, quei 3.600 euro. Dico solo una cosa, per chi ha diritto nei forfettari di ridurre i contributi del 35%, però attenzione, a fine pensionistico quello lì non vale come un anno pagato per intero, quindi secondo me la riduzione la chiediamo quando iniziamo perché facciamo fatica, ma poi appena possibile riversiamo per intero per maturare il diritto alla pensione, ecco. Ok, adesso qui ci sono una serie di domande che ci hanno fatto in diretta. Dimmi tu, Elisa, se vuoi fare anche queste, se no ci salutiamo e magari Prova, rispondi. quando ne vedi tre di fila a cui non so rispondere, possiamo salutarci. Allora vediamo. Le apriamo qua. C'è Camilla che dice: se io vendo servizi, nel mio caso corsi per insegnare a cucire determinati manufatti, devo avere partita IVA? Beh, li puoi fare occasionalmente, e come dicevo prima, secondo me è preferibile che questi corsi allora siano fatti presso delle associazioni, perché?
sai, quando fai un corso a 10 persone, poi hai 10 ricevute, cioè lo sfori presto la soglia dell'occasionalità. Quindi meglio a quel punto, se vai una volta alla settimana per 3 mesi all'anno a fare un corso presso un'associazione, hai un'unica ricevuta di lavoro autonomo occasionale e quindi quello lì chiaramente sì, è occasionale. Non so se ho fatto più confusione che altro. Però ecco, il corso secondo me come occasionale va bene, ma organizzato da un ente. Non organizzato direttamente, perché altrimenti, secondo me, organizzato direttamente inizia a diventare quella imprenditore che esercita professionalmente un'attività economica organizzata. Si fa presto a essere organizzati quando si fa un corso, ecco, direttamente. Ok, poi c'è Carolina che dice, però ci sono quei casi in cui si vorrebbe aprire partita IVA, ma non ci si può far carico di INAIL e INPS, anche con un business plan. Non è detto che un anno basti e lì cosa si può fare? Dall'altro si sta studiando qualcosa per venire incontro a chi parte dal molto piccolo, senza contare che anche se si arrivasse a 6.000 euro l'anno, ma mi spiegate come si fa a vivere e pagare tutte le spese se solo tra INPS e INAIL se ne vanno appunto circa la metà? Ah no, e poi se ci vuoi mettere il boom degli e-commerce, Amazon e compagnia bella, se guardi i negozi delle nostre città chiudono, quindi cioè, non è che non capisca. Ma io penso che a livello normativo, cioè perché non ci sono mai controlli su piattaforme come Etsy così? Ma proprio perché non si vuole andare a punire e a incattivirsi contro persone che comunque lo vedi che cioè, non è un hobby, però non è neanche un'attività di chissà che margine. Oppure più brutalmente, insomma, ci sono pesci più grossi da andare a pescare. Si sta studiando qualcosa, guarda, allora questo regime forfettario, poi adesso vediamo quanto dura il governo fino a domani, dopodomani, fra un mese, qui, ma non un governo o l'altro, ma la continua alternanza non permette di portare avanti di un progetto, quindi i forfettari sono stati un grande aiuto. E non partivano, allora hanno dato la riduzione del 35% dei contributi che hanno invogliato molto. Adesso dovrebbe ampliarsi il discorso dei forfettari a tanti altri soggetti, anche alle società. Un po' di discorsi si stanno facendo, poi ripeto, se tu sei una persona disposta anche a prendersi dei rischi, puoi anche partire non regolarissima e se viene un controllo cosa succede? Ti scriveranno d'ufficio all'INPS, cioè ecco perché molti rischiano, cioè male che vada, cosa mi può succedere? Non che io lo consigli, però sicuramente lo capisco che uno non può partire e avere già i 3.000-4.000 euro tra commercialista, INPS, INAIL, registro imprese, insomma. Materiale per produrre un po' di esborso c'è. Sì, che insegnava a cucire determinati manufatti. Ecco, lei aggiunge che io faccio corsi online. Quindi se è la stessa cosa che ha Quindi detto rivende prima, one. cambia qualcosa. Anche qui l'e-commerce è già propedeutico alla partita IVA, insomma, fai. Ripeto, prendilo come, perché non c'è una risposta. Io non posso garantire a nessuno che domani non venga un controllo perché uno dell'INPS in questo momento della vostra città sta guardando questo video. Cioè, non lo possiamo garantire che ci siano degli infiltrati nel gruppo di Elena che stanno cercando. Però non l'ho mai visto questo accanimento, non ho mai visto veramente un controllo. Quindi tu puoi anche provare a iniziare. Sappi che appena avrai la disponibilità per, sarà il caso di regolarizzare tutto, ma anche nel tuo interesse. Perché l'INPS non la paghi finché sei occasionale, ma chi te la dà la pensione? Cioè, dobbiamo pensare anche al futuro. Virginia, apro partita IVA, perdo gli assegni familiari, circa 60 euro al mese. Pago tasse e INPS. Per coprire la perdita economica delle uscite, quale sarebbe il ricavo per andare in pari, oltre il quale sarebbe tutto un guadagno? Ah, va visto proprio foglietto alla mano, ricostruzione di un anno, mese per mese, i tuoi costi, i tuoi ricavi. È chiaro, cioè, come quelli che lavorano in nero e vogliono reddito di cittadinanza, cioè non si può avere tutto, dobbiamo fare un compromesso. Dipende anche da, cioè, chi è che supera quell'ostacolo, quel pensiero, chi veramente crede nella propria attività. Quindi a volte questi ostacoli sono anche un modo per togliere dal gioco chi non è veramente convinto. Se ci credete, fatelo. Poi, Maria Grazia, posso aprire partita IVA con regime forfettario e iscrivermi alla gestione separata per non pagare ogni 3 mesi i contributi? Come dicevo prima, cioè non è che sei tu che scegli, pago in percentuale o pago i fissi, dipende dall'attività che andrai a fare, dal codice Ateco che sceglierai.
Fiorella, mio marito ha un negozio di abbigliamento e io faccio accessori all'uncinetto. Li ho messi in negozio e qualcuno l'ho venduto. Si potrebbero avere problemi visto che non ho partita IVA? È quello che ti dicevo, eventualmente cosa può essere un controllo? Che lui ha venduto un prodotto del quale non ha un giustificativo dell'acquisto. Gli puoi fare una piccola ricevuta di vendita da privato, simbolica anche, giusto perché sai, i negozi devono un po' gestire la rotazione del magazzino, quindi anche qui parliamo di 10 accessori o di 100, insomma, quando il discorso si arricchisce, fate tutte le cose per benino. Elena, io lavoro come dipendente a tempo pieno e indeterminato e so che è possibile aprire partita IVA ugualmente in regime forfettario con i limiti di reddito. Ma il forfettario è valido anche per il commercio online di oggetti fisici? Sì, cosa succede però? Il forfettario può essere attivato per qualsiasi attività. Di solito si fa un calcolo di convenienza per vedere se il forfettario conviene rispetto all'altro regime. E quando è che non conviene? Tante volte per i soggetti che fanno commercio, quindi comprano e rivendono su quel margine, quindi è veramente magari poco, spesso e volentieri il forfettario non conviene. Nel tuo caso però potrebbe avere un perché affiancato al discorso del lavoro dipendente, anche perché tu se sei full time, vero full time, 40 e non una di meno, sicuramente non pagheresti i contributi dei commercianti, quindi il tuo caso è da manuale proprio. Laura, ciao, io ho un negozio di vendita di materiale per hobbistica e di mie creazioni. Fino a dicembre 2018 il forfettario aveva come soglia 25.000 euro. So che questo importo è stato portato a 60.000. Tale importo è calcolato in un anno solare da gennaio a dicembre oppure dall'apertura, esempio maggio fino ad aprile dell'anno successivo? È 65.000 e parametrato ai giorni di apertura in un anno. Quindi, se tu apri oggi, 16 maggio, un'attività per rimanere forfettario, ma non nell'anno in corso, per poterlo essere anche l'anno successivo, non devi superare 65.000 diviso 365 per i giorni che mancano da oggi alla fine dell'anno. Quindi va ragguagliato ad anno, si dice. Ok, Maria Grazia, faccio cucito creativo, posso iscrivermi alla gestione separata per pagare i contributi in base al fatturato? Cucito creativo, quindi corsi, immagino. Di solito cucito creativo si riferiscono di solito agli oggetti, però non so il caso Cioè, se specifico. li vendi, no. Se fai dei corsi, bisogna vedere, apri la partita IVA, vedi che codice Ateco sarebbe e vedi se quel codice si associa alla gestione artigiani e commercianti o separata. Bisogna anche vedere com'è strutturata l'apertura. Ok, dai che siamo alla fine, ce la facciamo. Laura, è possibile vendere online, ad esempio gestendo sui social la vendita, materiale per hobbistica con regolare partita IVA, ma senza avere un sito internet? Mi sono persa nella domanda, Allora, rifammela. è possibile vendere online, ad esempio gestendo sui social la vendita, vendere Ma online piuttosto materiale, Instagram così, ok? esatto, vendere materiale per hobbistica, ma senza avere un sito internet. Ok, allora qui attenzione che non è una consulenza da commercialista, c'è la normativa dell'e-commerce che è una cosa pazzesca. Allora, quando noi acquistiamo su internet dobbiamo avere la conferma d'ordine, il soggetto deve criptare i dati della nostra carta di credito, del nostro PayPal, eccetera, eccetera. Quindi è quello lì il vero problema. Quindi di solito se usi un sito con le apposite piattaforme è tutto gestito in automatico, tu rispondi lo stesso oltre alla piattaforma, però è tutto abbastanza sicuro, tra virgolette. Se lo fai dai social, bisogna vedere se c'è questa gestione dell'ordine, proposta di acquisto, conferma dell'ordine, avvenuta spedizione, tutto quel tran tran che viene. Ecco, quindi non è un problema fiscale, ma un problema di gestione della corretta procedura di e-commerce. Attenzione, quella è penale, quindi un po' meno simpatico. Deborah, posso scrivere i prezzi dei miei quadri sul mio sito web che funge solo da vetrina e non è un e-commerce? Ma la partita IVA ce l'hai o non ce l'hai? Perché se non ce l'hai, i prezzi la vedo dura. Io per esempio, sul mio sito ci sono i prezzi ed è un sito vetrina, non è un e-commerce, perché essendo un professionista sono tenuta agli adempimenti privacy antiriciclaggio, come se dovessi controllare chissà cosa, e quindi non ho piacere, cioè prima voglio fare l'identificazione del cliente e poi gli dico io come pagare.
Quindi si può fare, però vedi, per esempio, la partita IVA ce l'ho, se non ce l'hai, il prezzo anche no. Ultima, Gaia, se volessimo formare un'associazione no profit, aprendo quindi una partita IVA, si potrebbe sfruttarla anche per le proprie creazioni? Dipende, cosa fai con quei ricavi? Se fai attività istituzionale, quindi tutto quello che entra nell'associazione viene reinvestito per il bene dell'associazione, sì. Se quello deve portare al tuo arricchimento, arricchimento poi è vero per modo di dire, però al tuo reddito di artigiano, quello no. Ultima al volo, Oksana, questa però è davvero l'ultima domanda che poi dopo lasciamo libera Elisa. Ho un e-commerce e ho bisogno di una persona che mi possa aiutare a preparare le spedizioni. Ho bisogno di questa persona per circa 2 ore al giorno e forse non tutti i giorni. Come posso inquadrarla? Allora, qui ti serve una consulenza di un consulente del lavoro. Hai un e-commerce, diamo per scontato che tu abbia partita IVA, ci saranno varie forme, cioè potete studiare un contrattino che copre tot ore al mese, tot ore alla settimana, potete iniziare con dei voucher per vedere di conoscervi, insomma, penso che ci saranno varie modalità, però in questo caso ti devi appoggiare a un consulente del lavoro che è il soggetto che elabora le buste paga e i contratti di lavoro. Ok, perfetto. Allora, siamo riusciti a rispondere un po' a tutte le domande, speriamo di essere Speriamo. riusciti, sì, di essere di avercela fatta. In ogni caso, se aveste altre domande, voi scrivetele pure nel gruppo, che dopo Elisa con calma, ecco, mi raccomando Elisa, non correre subito che non sei obbligata, con calma, insomma, verrà eventualmente a rispondervi. Noi ovviamente ringraziamo assolutamente Elisa perché siamo stati qui più di un'ora e un quarto, quindi Grazie a voi, grazie a voi. grazie mille, è stata gentilissima e speriamo magari di averla ancora per qualche altro live se vorrà ancora Volentieri, potrei venire sottoporsi. altri dubbi, ma so che non c'è bisogno di invitarli che vengono da soli. Va bene, è Esatto. stato un piacere, grazie a tutte. Ok, grazie a voi ovviamente per averci seguito. Noi ci vediamo la settimana prossima con un'altra live e ovviamente sul gruppo se avete domande noi appunto ne parliamo sempre. Quindi ci vediamo la settimana prossima, grazie per essere state qui. Ciao a tutte e ciao Elisa. Ciao. Ciao. Ciao!